Amici e amiche del Laboratorio Restyling, ben ritrovati e buon pomeriggio. Io sono Anna Targusi, lo dico per i nuovi follower della pagina, e il mercoledì ci occupiamo di tecniche di restyling vintage e retro. Cerchiamo un po' di portarvi all'interno del nostro lavoro e quindi di tutte quelle tecniche oltre alla laccatura del mobile, alla riverniciatura del mobile, a quindi tecniche che ci portano un po' il sapore del tempo. Abbiamo iniziato a parlare da diverse, diciamo, appuntamenti del mercoledì sulle patine antiche, e ho cercato un po' di analizzarvele in base allo stile e soprattutto in base alla texture che andiamo a realizzare al di sotto. Detto poi che in realtà la vera patina artistica utilizza tutte queste, diciamo, tecniche e texture in maniera disomogenea all'interno dello stesso mobile o superficie per ricreare un effetto appunto artistico, come se il tempo l'avesse creato in modo naturale, ok? Allora, nel frattempo vi sarete collegati, che poi lo dico sempre, non tutte riuscite a, o tutti, perché ci sono anche i maschietti, riuscite, e sono anche molto bravi tra l'altro, riuscite a seguirmi il mercoledì pomeriggio, qualcuno mi vede e mi scrive messaggi nel weekend, il sabato e la domenica, quindi io vado e poi insomma tanto per qualunque cosa mi scrivete. Allora, veniamo all'argomento di oggi. Abbiamo cercato di analizzare le patine antiche in funzione dell'effetto usurato e dell'effetto materico. Chi ci segue da un po' o chi è venuto ai nostri corsi sa che sono due tecniche di sovrapposizione che consentono di andare a creare due texture diverse e anche mobili di due stili diversi, perché l'effetto usurato ci porta al chip style, mentre l'effetto materico ci porta a quella che possiamo chiamare la crosta fiorentina. In realtà veramente spaziamo su molti campi, perché l'effetto materico c'è da quello, diciamo, più leggero, che più o meno ne parleremo oggi, e quindi questo. Vedete, qui ci sono esempi di effetto materico dove poi siamo anche andati a fare le patine, perché le patine, ne parliamo da diverso tempo, più o meno si vanno a realizzare con la tecnica della patinatura da bagnato, con la tecnica della patinatura a secco e con la tecnica della patinatura a cera. Queste un po' sono le tre grandi famiglie di tecniche che usiamo sovrapposte, andando prima a creare una texture che può essere usurata o materica, ok? Allora, anche questo è un altro esempio. Qui addirittura sopra ci ho fatto un trasferimento d'immagine, che normalmente diciamo di evitare di fare trasferimenti d'immagine sull'effetto materico, ma come vedete, se si va leggermente a lisciare la superficie, magari una scritta, un disegno si sarebbe visto meno, ma una scritta nera sicuramente si riesce a trasferire al meglio, ok? Allora, e poi ho finito di realizzare questo, diciamo, altorilievo con gli angeli che avevo iniziato l'altra volta con voi. Sotto ho dato uno sfondo tortora, poi sono andata a passare la pasta materica, che si ottiene addizionando polvere e prodotto, picchiettando e andandolo un po' a lavorare, a stressare in vari modi, e poi sono andata a realizzare le patine antiche, ok? Ho sovrapposto due strati di patina antica, una con il grigio fango e una con il color caffè, che è quella che gli dà un po' il calore. Poi vi faccio vedere altri esempi di effetto sempre materico unito alle patine. Qui ad esempio vedete i colori diversi, qui ho patinato con il grigio fango. Oggi ho dei campioni per farvi vedere un po' i passaggi e gli step. Qui sotto c'è il nero caldo, tanto per capire, ok? Allora, il mobilino che abbiamo iniziato la scorsa live, eravamo partiti dal color miele, mi sembra che il cassetto eravamo arrivati a farlo, e poi vi avevo detto che l'avrei terminato durante il corso che ho avuto sabato online, ok? E infatti l'abbiamo terminato, eccolo qui. Ora siamo al passaggio precedente alle patine, per farvi capire che qui siamo in una fase intramezzale di tecniche e qui siamo alla fine. Che cosa ci separa da questo? Come vi dicevo, mettere il bianco, mettere un colore cambia relativamente, perché poi andiamo a patinare. Qui sopra sono andata a patinare con il color miele, che era quello usato di sottofondo.
Poi ho messo il fango, ok, il retro per capirci, e poi ho carteggiato un po' e sono andata con le cere. Quindi adesso riporterò tutto questo a tutto il mobile per farvi capire che l'effetto usurato è un vero e proprio cheapy style. Mentre l'effetto materico è una crosta fiorentina, ok? Entrambi sono molto consunti e usurati, ok? Ma qui andiamo proprio a imitare l'effetto del legno scrostato, quindi andando a realizzare quelle fiammature che vi ho fatto vedere l'altra volta, addirittura aiutandoci con il tampone vena legno, andiamo a ricreare come se fosse il legno stesso che è saltato in vari strati, ok? Quindi qui otteniamo una superficie estremamente liscia. Devo dire che alla fine otteniamo una superficie liscia anche di qua, perché è vero che andiamo a creare l'effetto materico, ma poi lo andiamo anche ad erodere per ottenere in maniera meccanica, diciamo, il venir fuori di tutti gli strati che abbiamo passato, persino di quello bianco che sta di sottofondo, ok? Quindi oggi ho pensato, bando alle ciance, metto tutto a posto. Ecco, beh, questi sono altri effetti, vedete, perché questa è la cassettina che facciamo anche durante i corsi. E qui siamo sempre a un effetto materico, ma usando colori forti, perché come vi dicevo, questo è un primo effetto materico leggero, ma poi abbiamo vari effetti. Questo qui è quello proprio pesante, un po' colorato, che in realtà si realizza per sovrapposizione. Allora, io, terminati questi concetti di patine antiche, riprenderò a parlarvi degli argomenti dei corsi che terremo le prossime settimane a marzo. Il corso qui ci sarà il 12 marzo, qui siamo a Roma Nord, abbastanza vicino a Roma, Basso Pierese un attimo, è l'uscita a 1 Roma Nord, insomma, quindi si raggiunge con facilità da tutto il Lazio e siamo in uno spazio estremamente comodo perché si scarica, è tutto un piano, c'è un ampio parcheggio, si scarica il mobile, si ricarica e questo è il motivo che spiego appunto dove ormai, perché molte mi dicono ma a Roma non li fai i corsi, siamo talmente vicine. E è talmente comoda la struttura rispetto a quelle che troviamo a Roma, purtroppo, contro il traffico e la complessità di scaricare un mobile e ricaricarlo. Diciamo così, che si fa prima a venire in Sabina, che poi adesso inizia ad arrivare la primavera, quindi si sta anche molto bene. Che cosa faremo a questo corso? In realtà, per chi vorrà, faremo proprio le patine antiche e quindi poi, in base alle vostre, i vostri approfondimenti, deciderete se fare appunto una texture effetto usurato, una texture effetto materico, se magari siete un po' alle prime esperienze andiamo direttamente con la cialca senza andare ad aggiungere la polvere, ok? Comunque possiamo iniziare a lavorare appunto sulle patine antiche e come vi piace. Vi dico che per questo genere di corso la cosa più bella è portare un bel mobile, ok? Perché la struttura, ma anche come vedete, io ho fatto un alto rilievo, ho fatto questo piatto che è un sottopiatto di plastica, però ha tutti questi ricci e quindi questa è una tecnica che sicuramente andando a lavorare con la patinatura da bagnato, la patinatura a secco e la patinatura a cera, più effetti ha e più ci ritroviamo, ce lo ritroviamo o ci viene da farlo vedere. Allora, quindi che cosa vi faccio vedere? Perché questo ormai l'ho realizzato, eravamo partiti dall'altra volta, preparato i candelabri su cui è più agevole, diciamo, andare a lavorare visto i nostri tempi. Ok, e quest'angelo. Hanno tutte e due la texture materica, ok? E di qua sono già andata a fare la decapatura che su questo genere di oggetti non andiamo a fare con la carta vetrata, ma andiamo a fare con il raschietto. Quindi sono andata proprio, vedete, a portare via parti per far riemergere il fondo. Questa la fate come vi piace, più o meno usurata a secondo dell'effetto che volete ottenere. Ok, fatta questa operazione possiamo procedere alla patinatura da bagnato. Ok, io qui ho i colori miele grigio, miele grigio fumo e retro.
Ok, sono molto belli tutti. Qui, come vi dicevo, ho usato il retro. Qui ho usato il grigio, qui il miele. Ok, in realtà li sovrappongo anche, ma quello che si usa per ultimo dà un po' il connotato del colore, pur essendo una patinatura da bagnato, si vede. Ok, allora mettetevi i guanti perché altrimenti rimangono le unghie totalmente sporche di colore. Io non li amo particolarmente, ma per patinare da bagnato lo faccio. Ok, allora facciamo così: sull'angioletto vi faccio il grigio intanto, perché siamo solo a una delle prime fasi di patinatura. Quindi, che cosa ho fatto qui? Ho messo il color grigio fumo e rispetto alla quantità di colore, due o tre volte l'acqua, ok? Quindi un cucchiaio di grigio fumo, due o tre cucchiai d'acqua. Questa è un po' la dose che dovete fare. Ovviamente più lo fate acquarellato con più acqua e meno rimane quando lo andate a eliminare, più lo fate denso e più rimane, quindi dipende un po' l'effetto che volete fare. Il grigio fumo in genere è sempre il primo colore che tendo a fare, perché se mi si mette all'interno delle parti più profonde riesce appunto a dare profondità. Quindi diciamo che dovendo fare due o tre patinature da bagnato, partiamo da quella grigio fumo, che è sicuramente quella che ci intensifica le ombre, ok? Perché appunto è il colore dell'ombra. Ah, poi per i nuovi inizieremo a parlare di concetti più anche più facili, eh? Ok? Anche perché adesso arriva la bella stagione, parleremo anche di tutto il restyling outdoor e quindi delle parti esterne, il recupero pallet. Io stessa vorrò fare un giardino proprio qui vicino al laboratorio e utilizzerò tutte le tecniche per fare restyling all'esterno. Ok, fatto questo andiamo con una spugna, io uso un po' di gomma piuma già a eliminare l'eccesso. Come vedete, vedete nei punti profondi resta e va bene proprio così perché ci dà la profondità. Questa si chiama patinatura da bagnato. La chiamano in tanti modi, io preferisco definirla patinatura da bagnato perché a livello didattico almeno capite subito la differenza rispetto alla patinatura a secco. Qui si usa il pigmento acquarellato con molta acqua e per questo patinatura da bagnato. Nella patinatura a secco si usa il pigmento a secco, quindi si prende il colore, si mette sul pennello, si toglie moltissimo l'acqua tramite la Scottex e praticamente andiamo a utilizzare sulle punte solo il pigmento vero e proprio, non il bagnato del colore. Fatto questo, andiamo con la carta a terminare di togliere un po' tutto l'umido, senza quasi neanche strofinare. Ok, questi sono degli angeli di gesso che volendo si possono anche appendere di qua e di là dal letto, di qua e di là da un quadro, da una specchiera. Ok, andiamo invece con un altro colore su questi qui, sui candelabri, e andiamo con il colore retro, che al momento non è disponibile, ma torna la prossima settimana. Ok, so che molte di voi già l'hanno preso. Vado anche qui, passo su tutto. Qui il retro c'è anche sotto, quindi è stato passato prima il retro, poi il bianco, il panna mi sembra, perché questo l'abbiamo passato insieme, il panna bianco caldo. Poi abbiamo carteggiato e adesso sto passando sempre il retro, che ovviamente va a rimettere in evidenza proprio il marrone scuro che c'è dalla decapatura. Faccio bene tutta la superficie. Volendo intensificare, potete anche un po' lasciarla asciugare, ma non eccessivamente perché altrimenti rischiate che non viene più via. Ok, allora vado, rimuovo, ecco qui che, come vedete, già non so quanto vi passi in telecamera,
Ha già preso benissimo perché la cialca è piuttosto assorbente. Ok, e fatto questo, sempre andiamo anche con la carta. Il fondo è piuttosto antico, io dico che questo è proprio uno dei colori brocante, molto vintage di suo. Ecco l'effetto, non so quanto vi può passare in telecamera, fatemi vedere, no, mi sembra che si veda, via. Mi dovrebbe arrivare. Mi sembra che Facebook ha migliorato la resa. In telecamera riesco a vedere durante le live meglio i particolari ultimamente. Ok, e questo è fatto. Dopodiché andiamo di un pochino di patinatura a secco con il color miele a dare, a scaldare, a ridare un pochettino di gold, di oro. Quindi serve piccolino, prendo il miele, quindi prendo il colore e lo scarico quasi tutto sulla Scottex, per questo patinatura a secco, pennello era asciutto, non era bagnato, infatti avete visto, ho scartato tutti quelli bagnati, scarico molto il pigmento e vado a ridare un po' intensità alle punte. Adesso è ancora bagnato, diciamo, voi fatelo dopo che si è asciugato meglio. Ok, comunque l'effetto è questo. E andiamo ulteriormente a dare un altro, diciamo, un altro effetto che tende a dare ancora più tridimensionalità a tutto il lavoro finora fatto. Fatto questo, andiamo finalmente con un pochino di carta vetrata, leggera, leggera, a tirar fuori un po' di bianco, perché pure quello ci sta bene, ce l'abbiamo lasciato. E ecco l'effetto. Ok, terminato, siamo qui. Poi cera neutra e qualche cera colorata. E siamo a posto, abbiamo fatto il nostro candelabro in patina antica con la texture di effetto materico, diciamo crosta fiorentina, ok? Allora, io vi ringrazio per essere stati qui con me, ci vediamo mercoledì prossimo e vi farò sapere l'argomento, ricominciamo a parlare di tutto il format delle nostre tecniche di restyling. Ciao a tutti!